Bentornati! Salve, salve! Nel futuro, in un futuro apocalittico. Fallen Earth Free to Play. Noi non ci saremo in questo futuro, grazie a Dio. La Game First, Gamers First, quelli che hanno resuscitato APB, provano, non è che abbia bisogno particolarmente di essere resuscitato questo gioco, ha la sua base, però cercano di tramutare il successo che hanno avuto con APB in questo gioco. Mi sembra anche logico. Questo è un gioco nicchia. Ha per il tipo di ambientazione, questo futuro post-apocalittico. Sì, a me non mi è piaciuto, per esempio. B, per il, la, le meccaniche di gioco che non sono, sono molto più orientate verso il sandbox, molto open, cioè per fare un po' quello che cazzo vuoi, che verso il classico parco giochi stile World of Warcraft, EverQuest, Lotro, mettete poi quello di fare. Ho notato due cose da quando sono rientrato. Ah, che mi hanno regalato questa stupenda moto che potete vedere qui. It's mia, perché ero un vecchio giocatore. È una moto aggressiva però. È aggressivissima. Ow. E c'hai anche le borse nella moto. L'ambiente. Girando nel gioco con i suoni sparati a palla, avete l'impressione veramente di trovarvi, cioè c'è una grande immersione nel gioco rispetto a prima. Beh, è un dettaglio non trascurabile. Vi sentite veramente persi in queste lande dove non c'è nessuno tranne questi strani mostri, frutti di chissà quale fallout nucleare. Non è bello, infatti. E un'altra cosa migliorata rispetto a prima. L'help. Appena loggato il canale principale in cui, di chat che avete è quello dell'help. E vi assicuro che forse solo Lotro, solo in Lotro vi aiutano di più rispetto a quello che ho trovato in Fallen Earth. Però perché ci sono molte cose che sono cambiate con il free to play, con il negozio online, e quindi mi sono dovuto riadattare alcune scelte. Sono anche schiattato più di una volta, ho perso il cavallo, non sono successo 50.000 come al mio solito. Facci fare un giro su sta moto. Ok, basta andare qui. Questo dovrebbe esserci il tasto. Io hop, sentite il rumorino. Qui c'è il fuel in alto. Si cacchio, chiama... è frigo però. Mi sono sentito veramente un Lorenzo Lavaste poveri. Guidarlo non è proprio la cosa più facile. Wow, Me lo mette sotto un rogane. Ma siccome devo restituire delle queste, sto ripartendo la moto. Ecco, ci ho provato anche prima, però credo di aver toccato qualcosa, qui adesso non mi fa girare più la visuale. Perfetto. Vi assicuro che si può girare la visuale. Solo che adesso ho perso tempo di girare la visuale, qui faccio vedere il pomeriggio. Ah, questo a differenza degli altri giochi, vedo anche di più. L'avevo messo qui, credo, smonta il tasto per smontare. Fantastico. Ah, ecco qui, ci sono finalmente riuscito. Visuale della moto da davanti, bellina, molto bella. Altra differenza, qui le mount o le riportate in garage e o in una stalla se avete un cavallo, oppure rimangono dove siete schiattati, dove l'avete lasciata, ci dovete tornare fisicamente, che è una cosa che mi piace da morire perché è reale. Da un bel tocco di realtà. Io sono brutto come la morte, quindi. Da pazzi! Siamo veramente peggio, non si poteva fare. Ora provo a andare a istituire una quest. Dagli anche i cavalli. Credo che sia da queste parti qui. Corro un po' come se avessi delle emorroidi quando vado di lato. E per sparare, ve lo dico subito, è first person shooter, come potete vedere. Quello che fa vomitare Rush, infatti sono tornato immediatamente in terza persona. Ecco, già non mi aggrada particolarmente questo gioco, io di mio non ci giocherai. Questo è un ulteriore motivo per il quale proprio non ci penso. Ok, credo di dover restituire a Fincher. Sì, hello Lucas, scusate. Alright, let's talk. Gli diamo questa... Keep your eyes peeled. Vabbè, completely. Something needs to... Get on there! Roger Cotton, ne ho 26, potrei quasi. Ovviamente qui le quest non sono tantissime, molte quest sono ripetibili, ci si sposta di città in città al salire del livello. Cioè voi salite di livello. Ma volendo puoi ammazzare mezzo mondo nel frattempo? Sì, andare a caccia, fare il craft. Diciamo che
livellare è importante per il PvP, perché ci sono delle zone PvP, ma non è fondamentale per il tuo divertirti in gioco, un po' come l'otro. Tu puoi rimanere sempre giocando qui, essere un bisso e divertirti, che senza grossi sembra, problemi. Certo, cioè, io apprezzo molto questo tipo di giochi. Di gameplay. Sì. Adesso che è free to play, io lo terrò sulla macchina. Per una ragione sopra le altre, è gratis e mi piace il setting. Che poi alcune scelte di gameplay io le trovo. Non so. Che carino il ponte di dietro. Sì, ponte, non li trovo solo disdicevoli, li trovo proprio una gran rottura di coglioni. Tipo? Guarda come cammina, come corre, ci sono. Il craft non è esattamente la cosa. Per esempio, adesso qui c'è una X, no? Mm. Per quale quest? Boh. Non è dato saperlo, a meno che non vai sul menu. Elenchi qui sopra missions play, e cerchi di capire di questo livello 5 più quale cavolo di quest devi fare qua. Torna a limited, a questa è ready, la potrei già restituire. Ok, non il fatto che tu non possa elencare più una quest qui, dai, diciamo. Non ne puoi elencare più. No, bruttissima questa cosa, tu lo sai, sì. Sì, io credo che ci si debba lavorare molto. Ecco, per esempio, qui è una quest dove devi scendere sotto, mi pare. Io non me la sono. Non mi ricordo mai, preferisco andare dalla tizia a restituirgli la. La quest che è già fatto. Sì, ci vado a piedi un po' per farvi vedere il gioco con la moto, non è tantissimo di altro. E lì c'è un cavallo abbandonato qui davanti. Ma c'è. Tu quello volendo lo potresti prendere? No, perché no. Di proprietà di un giocatore. Pagando poi una cifra, se tu vieni ucciso in un posto che non riesci poi a recuperare il cavallo, pagando una cifra, un'altra moto, sì, ti recuperano il cavallo, ovviamente. Pagando, nostro cavallo, ovviamente. Pagando, come direbbe qualcuno. Si ottiene tutto. Come direbbe Silvio, si ottiene un po' quello che vuoi. Lo so. Guarda, ultimamente che sto guardando Dead Walking, quella, la serie TV con gli zombie, che c'è un personaggio... Walking Dead, ho sbagliato quando stai toccando il titolo. Che usa, c'è cioè un personaggio che usa un'arma simile a questa. Mi sono rintrippato sul giochino. Ti sei ritrovato, diciamo. Sì. Ecco, per quella è una serie che io non mi vedo. Vespa Ito, che vuoi? Vuoi chiamare Vespa? Completiamola. Se volete di nuovo una quest molto simile. Ok, io... Vedi, si parla del gioco, cioè molti degli MMO hanno più di 100 persone che lavorano, questo è stato sviluppato da un team di 12 persone, quindi potete capire, la grafica non è top notch, quello che vi pare, però diciamo che chi ci gioca lo fa, sì, lo fa per l'ambientazione, per l'aria post apocalittica. Non c'è un gioco di questo tipo, non c'è, non avrei mai in realtà ho fatto la tra i 30 giorni, sono tornato spesso, ogni volta che mi rinvitavano. Però è un gioco che chiede una particolare attenzione, cioè non potete venire qui improvvisare, fate una sessione stile Vindictus, state qui 5 minuti, giocate ciao ciao e poi andate via. No, ve lo potete dimenticare, è impossibile. Something needs to do. Non me la dà. I'll be right here. Oh, me l'ha già data la quest. È impossibile. Qui ce n'è un'altra, gli altri flicci. Provo a farti vedere un po' di combat. Qui posso un po' di harvesting. Sì, ho preso le raccolte, quelle che mi sono trovato nelle zone iniziali. Abbastanza basico, non raccolgo più. Voglio andare a vedere, sto a vedere un combattimento. Sono tutti indicati sulla mappa. La mappa non è di facile lettura. Guardate. No, per niente. Non è. È più user friendly delle prime volte che ci ho giocato. No, ma io avrei voluto prendere a martellata il computer la prima volta, lo sai, sì, ti ricordi? Sì, perché è completamente diverso dalle cose a cui sei abituato. Perché non riuscivo proprio. Allora, forse qui c'è una... Allora, ho messo il modello da combattimento, forse qui c'è qualcosa a cui posso sparare. Ok. Sì, sì, muori! Muori, rispondi. Questo ti dà pure delle malattie. No, no, anche un'armina da vicino, i coltelli. Però devo switchare per mettere l'armina. Ah. Uscire dalla metà di combattimento. Che credo sia col tab, sì. E lì. Se avessi avuto l'abilità Harvest Insect, cioè raccogliere gli insetti, avrei potuto prendere
delle robe degli insetti. Per switchare l'arma non me lo ricordo sinceramente, credo fosse X. Comunque questa è la stance di combattimento. Poi premi tab e lui automaticamente ti dà il mirino. Ho montato clamorosamente. Forse deve andare un po' più vicino. Sì. Credo ci sia qualcuno che... Sto zoosto. Cos'è sta roba? Cosa abbiamo voluto una quest. Ah, è verde sopra. You can help me. Be careful out there. Oh, hi there. We're all behind you. Hello there. See you later. Il gioco, le we should chat. Ricercare, sono le listen to the earth. Tanti MMO. E l'ambientazione che fa differenza. L'idea silenziosa, se vogliamo abbattere di nuovo qualcosa. Ecco, tirato la testa, colpa la testa. Ciao, qui per esempio vedi, posso raccogliere, quindi esco, fare questa e adesso faccio il mestiere, prima raccolgo, svuoto e poi tiro il mestiere. Tentativo, se non mi sbaglio è per una quest, poi volendo posso restituire nelle quelle mille quest ripetibili e così via, andate avanti cercando. Riesco subito alla meditazione prima di far vomitare l'ascia. Sì, perché già inizio a... Ok. Questo è a grosse linee il game. Se vi piace io ve lo consiglio solo se siete appassionati del genere. Del genere post-apocalittico. Sì, perché... Ah, qui ho raccolto il miele. Perfetto. Non ci giocherò. Credo che sia un gioco... Now that you smell like honey, see if the beer will follow you to the stand in the collapsed tower. Ok, io uscirei qui in modo che se poi posso, proviamo a fare quest'altra questina. Ah, vediamo se odoro. Ah, posso parlare. Ciao, Bea. Per farmi seguire la quest. Mi demoralizzo quando all'otro ci stanno i pezzi imbutti dove non c'è un cacchio di nessuno, figuriamoci. In questo che è tutto così, no, non ce la potrei mai fare. Hai anche ragione, cioè non è che... Ok, io adesso sloggerò qua per motivi di registrazione. Follow me. Vedete, c'è qui. Ok, sloghiamo che poi la farò quando ho più tempo e fuori da questa registrazione. Se vi piace provatelo, se non vi piace state lontani. Sì. Molto sì. Ciao! Ciao ciao!